Buonasera, ciao. Parlo molto, molto male italiano. Me e mia moglie tradurre. We came from Milano today to Verona and found very nice situation when we came to the station, because outside the station it was a lot of Swedish flags. Oh, fantastic! Or they welcome me. But the Swedish flag is your flag in Verona, which I didn't know at all. Noi siamo, mio italiano è con me, allora scusate, va bene. Siamo venuti da Milano stamattina, Anders anche io, siamo stati molto sorpresi perché dappertutto c'era una bandiera svedese, allora blu e giallo. Abbiamo detto: ma che cosa è questo? Sanno che Anders Bovin svedese viene oggi per la giornata di pancreas cancer. I have to start to say that I am very honored to be here, and it's just because Professor Claudio Bassi is here also. I can say that he and his colleagues in Sweden saved my life. And I will start from beginning. I am Anders Bovin, Swedish, 76 years old, and we live in Puglia since 10 years. And the tumor in pancreas discovered in Prontosoccorso in Manduria last year, February 2017. And I was hospitalized at Karolinska Huddinge Hospital in Stockholm. And the doctor said there, all young doctors, no experience, they said, you are too old, it's too complicated to operate you, and it's too expensive, and I was very, very depressed, of course. Allora, mi sento molto onorato per poter stare qui per questo invito. Ringraziamo il professor Bassi, perché grazie al primo contatto con Claudio Bassi abbiamo ricevuto informazioni. Mi chiamo Anders Bovin, sono uno svedese, 76 anni, viviamo in Puglia. E il mio tumore in pancreas era scoperto nell'ospedale di Manduria, pronto soccorso di ospedale, febbraio 2017. Ricoverato ad ospedale a Stoccolma, Karolinska Huddinge, dove i dottori hanno detto che sei troppo vecchio, intervento troppo complicato, perché tumore era così, situato così, che era molto difficile di fare questo intervento. And I started to read on internet. I looked everywhere. I found a hospital in Finland, which I contacted, and then I found in Heidelberg. But my Italian friends, they started to look and help me. They were very positive. You are a Viking, you will survive. So they told me that, why don't you contact Pavia? It's a new hospital with another therapy, which is, I don't know if it's good or not, but I contacted them, and they answered immediately, you are very welcome here after your therapy. And then I contacted Professor Claudio Bassi, because they said in Puglia that he is the most experienced doctor in Italy. So I wrote a mail to him a Sunday evening. Monday morning, I got an answer. And he said, please come to me when you have done the terapia, so we can discuss your cancer. And then, but he said at the same time in the mail, why don't you contact a friend of mine? And that's Professor Marco Del Chiaro. He works in Stockholm, and please talk to him and send him my regards.
Allora, i nostri amici italiani hanno detto devi cercare la soluzione. Anders ha contattato una clinica in Pavia che usa una terapia molto moderna, questa Hadron Therapy. E dopo Anders ha scritto una email a professor Bassi. Sapevamo il nome, devo aggiungere, perché uno degli amici dove noi abitiamo era operato dal professor qualche anno fa. Il professor ha anche menzionato il suo collega che lavorava in questo momento a Stoccolma, nell'ospedale a Stoccolma, l'ospedale di Karolinska. And from the day we met him, I was quite secure that he will do whatever he can. He spent an hour with us talking about how difficult this operation is, how dangerous this is, but he said that I will do what I can, and I was extremely happy because it was so much negative things I have heard before. Qui vedete la foto con questo sorriso, devo aggiungere, sorriso che i nostri amici hanno definito sorriso che abbraccia il mondo. E da questo momento la nostra vita è cambiata totalmente, perché lui, una discussione da minimo una ora, ha spiegato tutti i dettagli, ha detto che l'intervento è molto complesso, molto complicato, molto pericoloso, ha fatto anche un disegno, qui taglio, qui devo fare ricostruzione, eccetera, ma lo faccio. So I started the chemotherapy 10 times. And I was walking and did gymnastic every day, so much I could. In the beginning, it was no problem at all. I could walk many kilometers, but in the end, it was terrible, of course. They had to stop it before I died. So in August last year, I came down to Puglia just to prepare for my operation. Allora ho fatto 10 volte chemioterapia, perché questa era condizione per vedere se il tumore si diminuisce. Allora ho fatto 10 volte, non era così pesante, continuavo di camminare, di fare ginnastica. E finalmente in agosto 2017 siamo andati in Puglia per una settimana per riprendere le forze prima dell'intervento. Ok. Intervento. Adesso. Intervento. I was very calm. I had no fear. I was very secure that I will survive now. And it was a very long operation, 10 hours. And they took away pancreas and 4 other organs, which are... I didn't know anything about pancreas before, but now I know everything, nearly. And after 5 weeks after the operation, we went down to Puglia again. Allora, l'intervento che era complicato, perché hanno dovuto fare ricostruzione anche del sistema vascolare, 10 ore, e Anders dice che non aveva paura, era totalmente sicuro che passerà questo molto bene. 5 settimane dopo intervento siamo venuti in Puglia per una settimana prima di cominciare ancora una serie delle chemioterapie. And as you can see, I look like a skeleton. Now I'm 15 kilo less. And I had no pain at all. I had no problem with the pain. Qui sulla foto vedete come scheletro. Questo è Mare Ionio, se qualcuno non riconosce. Bellissimo Mare Ionio. Ha perso in questo momento 15 kg. Qui a destra si vede un po' della cucina mediterranea pugliese che ci ha ridato forza. And then after the operation, I had to take another 8, it was planned 10 chemotherapy.
But after 8 I was so bad, so they hospitalized me, for I had no red blood and no white blood, so I stayed in hospital for a week. And then they said, we don't know what to do, please go home and walk, that's the best thing. So I went home and walked, and after 1 week the blood came back. Ho fatto allora il programma era di fare 10 volte di chemioterapia, ma effetti negativi erano così gravi, con tante complicazioni, che ho fatto solo 8 volte perché non sopportavo più, anche con qualche giorno in ospedale perché niente funzionava, non sangue, non niente. Allora ho perso 30 kg. And after a month I went back to Puglia again. From February 2018 I was here. Summer in Sweden, returned to Puglia September 18 this year, and now I am in Verona. Allora siamo ritornati in Puglia febbraio 2018, l'estate abbiamo passato in Svezia, ritornati in Puglia a settembre e adesso siamo qui a Verona. And problems, what problems do I have? I use of course insulin every morning and every evening. I have to check all day the blood, the sugar. And I eat Creon for digestion. I avoid sugar and carbohydrate. I am a little bit more tired than usual, and the mood varies a little. No, Sonia, but this is nothing compared to having a wonderful life. Problemi. Allora, è diventato diabetico, senza pancreas, diventato diabetico, diabete 1. Allora prende insulina con iniezioni mattina, sera, mangia o prende Creon, enzimi per digestione del cibo, deve evitare lo zucchero, carboidratici, forse si sente un po' più stanco, umore varia, ma questo è assolutamente niente paragonando con questa vita fantastica che vive. And the most important for me to manage my cancer, that was Dr. Marco and his team in Stockholm. They were all very optimistic. My wife Sonia took care of me 24 hours a day for a whole year. Every worried about the nights and what do you do now and why do you go up and can't you sleep and so on. And then all our very positive Italian friends, they were very optimistic, very positive. Che cosa era più importante per me in questa battaglia contro il mio cancro? La prima cosa, dottor Marco Del Chiaro, la sua squadra. Sempre disponibile, dottor Marco, devo aggiungere, dal primo incontro ci ha dato il suo numero di cellulare, la sua email, e allora abbiamo potuto contattarlo quando avevamo bisogno, come due, mio marito menziona me, è vero che siamo stati ogni secondo insieme perché da solo questa battaglia è difficile di fare, è bene di avere qualcuno molto vicino. E nostri amici italiani sempre presenti con cellulari, con le foto, con WhatsApp, con email, e tutto il coraggio che ci hanno regalato. And my recommendation is, be positive and open with your illness. I have a lot of friends. They got prostate cancer, they didn't talk about it at all, and after a while they died. And learn as much as you can about your disease. Talk to doctors, look at the internet, library, you can find a lot of things, and friends. Don't hesitate to ask for a second opinion, and
A very important thing: avoid negative people. Those people who say, "Oh, it's finished for you." Don't talk to them any longer. So, and also very important: continue with physical and social activities. Don't stay at home and just feel sorry for you. You have to continue to live. Raccomandazioni dalla mia parte: sii positivi aperti, onesti con la vostra malattia. Abbiamo incontrato tanti che parlano della malattia, specialmente il cancro di pancreas, proprio non si parla. Cercate di trovare informazione della vostra malattia, perché essere informato significa che si può anche ricevere informazione dai dottori in modo migliore. Allora, dottori, anche internet con naturalmente riservazione, amici eccetera, ma si deve essere informato. Non abbiate paura di comunque chiedere second opinion, altra opinione, perché in nostro caso i nostri dottori hanno detto niente da fare. Allora, solo grazie a informazione da Claudio Bassi, che dopo ci ha detto che c'è un dottore italiano a Stoccolma, solo chiedendo ancora a qualcuno siamo riusciti di fare questo intervento. Essere qui, evitate le persone negative, questo è molto importante, perché la gente che dice oh difficile, oh pancreas, oh mamma mia, allora non c'è la chance eccetera, dovete credere che naturalmente c'è la chance e continuate con la vita attiva, socialmente, amici, cene, questo che potete fare, perché facendo chemio è difficile, capisco che è difficile, abbiamo vissuto anche noi. That was me, what a wonderful life I have. And if you have some questions, you can put them now or later on in the gala dinner, or just mail to me. I will answer you in Italian or English. Thank you very much. E qui abbiamo... Sì, abbiamo citato Louis Armstrong, What a Wonderful Life, ma ognuno di voi sente questo, malati, familiari, eccetera, che si deve vivere questa vita perché è fantastica, e con questo credere forse le chance sono molto più grandi. E qui siamo a 80 ottobre 2018 con due biciclette. E vedete anche indirizzo email di Anders, se avete questioni Anders risponde volentieri, o inglese o italiano, aiuto io con il mio, e ringraziamo per la vostra pazienza con il mio italiano.